gruppo di turisti cinesi si reca all'aeroporto del proprio villaggio. Erano tutti molto emozionati. Il gruppo salì sull'aereo e partì. L'aereo viaggiava leggiadro finché... All'improvviso, il velivolo viene travolto da una violenta tempesta che lo incendia. L'aereo precipita vicino ad una moschea araba. I sopravvissuti vengono accolti dai monaci che gli danno cibo, acqua e un riparo dove stare. Il giorno dopo, i sopravvissuti ringraziano i monaci, prendono le loro cose e si avviano lungo una stradina sterrata che costeggia dei campi di grano e dei frutteti. Dopo ore di cammino, i turisti vengono assaliti da un gruppo di clown armati e pericolosi. I sopravvissuti, presi dalla paura, iniziano a correre. E i clown, presi all'improvviso, montano sui loro cavalli e iniziano l'inseguimento gridando ai turisti di fermarsi. I sopravvissuti riescono a sfuggire dai malviventi, imboccando una stradina secondaria che conduce al porto. Per fortuna c'era un draghetto in partenza. I turisti si nascondono nella stiva della nave, riuscendo a tornare a casa sani e salvi.